saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dall'École Française de Rome, dal titolo Dalla ceramica alla storia economica, il caso di Palermo islamica, di Viva Sacco, che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e che ci parlerà di questa Palermo islamica, no? Questa interessante visione. Quindi io non rubo altro tempo, le lascio subito la parola e a tutti voi auguro un buon ascolto. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, diciamo questo libro, insomma, appena uscito è il frutto del lavoro, del mio lavoro di dottorato e anche dei miei lavori poi, di una parte dei miei lavori postdottorali. Questo lavoro, diciamo, si inserisce in un periodo abbastanza fiorente negli studi della Sicilia islamica. Che da 15-20 anni, insomma, c'è stato appunto questo boom di studi, grazie da un lato a una ripresa degli studi sulle fonti scritte e dall'altro a sempre maggiore interesse verso il dato archeologico. Quindi io, per la mia tesi di dottorato che ho realizzato a Paricatro Sorbonne, in cotutela con l'Università degli Studi di Messina, mi sono occupata proprio dello studio della ceramica prodotta e circolante a Palermo durante l'età islamica, quindi tra il IX e l'XI secolo, affacciandomi appena anche al XII secolo, quindi al periodo normanno. Gran parte del mio lavoro di tesi è stato dedicato alle cronotipologie, quindi allo studio morfologico, tipologico della ceramica, che non voglio dire che era completamente assente, perché c'erano già dei lavori, tra cui ecco, colgo l'occasione di ricordare, perché purtroppo è venuto a mancare da pochissimo Franco D'Angelo, proprio praticamente la settimana scorsa, che ha dedicato tantissimi lavori proprio sulla Sicilia islamica, sulla ceramica, insomma è stato un esempio per me, è un pioniere veramente in questo campo. E ecco, colgo l'occasione per ricordarlo. E quindi sono andato un po' a fare un lavoro sistematico su un grosso corpus di ceramica proveniente prevalentemente da due siti, che sono i siti della Gancia e Palazzo Bonagia, che si trovano in una zona particolare di Palermo, che è una zona in cui gli studiosi, diciamo, sono concordi nel localizzare questa seconda Madina, centro del potere fondata dai Fatimidi nel 937. E quindi devo dire che quasi tutta la mia tesi di dottorato è stata dedicata a questo, perché c'era un altissimo numero di frammenti da analizzare e da mettere a sistema. Il mio lavoro postdottorale, invece, è stato dedicato più all'interpretazione in chiave storica di questo dato, quindi proprio nell'uso della ceramica come fonte storica. Potenzialità che devo dire sono andata, ho conosciuto, come dire, col passare del tempo, non è stato, diciamo, un qualcosa di immediato, ma che ho imparato a conoscere e pian pianino a sfruttare. Quindi l'elemento che più emergeva era proprio questa presenza di Palermo nel Mediterraneo centrale, come anche in tutto il Mediterraneo poi islamico, e quindi, come dire, sono andata ad approfondire questo particolare argomento. E quindi un po' questo libro è diviso proprio in queste, al di là della prima parte, che è chiaramente una parte più introduttiva, in queste due grandi parti. Ecco, la prima parte, come dicevo, una parte introduttiva, quindi storico-topografica, di presentazione delle fonti, sia archeologiche che scritte e numismatiche, anche se poi di fatto quelle numismatiche non sono realmente riuscita a sfruttarle proprio per un problema di stato dell'arte, nel senso che si conoscono queste monete, però poi non riuscendo a capire in molti casi da dove venissero queste monete, insomma era difficile poi darle un'interpretazione, ecco, in chiave economica. E poi questa prima parte si chiude con un terzo capitolo che riguarda l'approccio metodologico, che per me è stato molto importante mettere a punto, proprio perché
In Sicilia non c'erano per questo periodo studi su così tanto materiale, quindi avevo proprio necessità di creare un sistema proprio exprès, come si dicono in Francia, quindi fatto apposta per questo materiale siciliano che potesse permettermi di gestire questa grande quantità di materiale, sì, diciamo, studiata, voglio dire, in maniera così sistematica per la prima volta. La seconda parte invece è dedicata proprio a tutta la descrizione della tipologia, quindi un primo capitolo è dedicato solo alla produzione di Palermo, che era quella che circolava maggiormente in città, un secondo capitolo invece è dedicato alle importazioni che occupano una minima parte, però che comunque sono state significative anche ai fini poi di un'interpretazione. In senso storico, e poi un'ultima parte in cui metto insieme un po' questi contesti e mostro come questi contesti, questi orizzonti ceramici, come li chiamo, perché non sono fasi archeologiche, ma sono più orizzonti ceramici, orizzonti ceramici si trovano, diciamo, all'interno dei contesti palermitani. L'ultima parte è proprio invece dedicata all'economia, quindi a questi network legati a Palermo. Un primo capitolo voleva essere un po' metodologico, nel senso di capire in prima persona io quali fossero proprio queste potenzialità informative della ceramica, come sfruttarla al massimo, e mentre l'ultimo capitolo è proprio di interpretazione. Quindi parto, anche se non era previsto all'inizio, parto dall'VIII-IX secolo, che è ancora un periodo un po' oscuro per quanto riguarda soprattutto la Sicilia occidentale. Dando, diciamo, delle mie chiavi interpretative sulla base, insomma, di una serie di dati che ho trovato soprattutto in bibliografia, perché poi di fatto io non ho avuto la possibilità di studiare materiale proveniente da contesti di questo periodo, e poi mi dedico invece proprio all'età islamica. Quindi in una prima parte mi dedico proprio al commercio insulare, cioè quindi a questi legami di Palermo all'interno dell'isola. Legami che comunque sono già abbastanza chiaramente visibili già, diciamo, dalla prima metà del X secolo, e poi a queste produzioni di Palermo hanno questo boom, vengono trovate ovunque in Sicilia a partire dalla seconda metà del X, per poi pian pianino decrescere nell'XI secolo. Però diciamo che questa presenza di Palermo nell'isola, ora al di là dei dettagli cronologici, era già abbastanza nota. La vera novità, secondo me, è proprio in questo ruolo, in questa presenza di Palermo nel Mediterraneo centrale. Quindi Palermo sembra essere proprio un ponte di collegamento tra mondo islamico e mondo cristiano, quindi rappresentato dall'Italia peninsulare, soprattutto, diciamo, il lato tirrenico. Infatti io, insomma, propongo delle carte di distribuzione in parte riviste da un punto di vista cronologico proprio grazie a questo lavoro che ho fatto sulle cronologie, in cui si vede in maniera chiarissima la presenza di Palermo nella seconda, diciamo, verso la fine del X secolo, e poi XI secolo, in alcune aree anche precedentemente, quindi nella Via Campana, c'è anche un puntino nel sud della Francia, e poi anche in Nord Africa, chiaramente. Quindi questa presenza molto importante di Palermo, che dalle sole fonti scritte, diciamo, non veniva così tanto fuori, tranne che forse nel caso di Amalfi. E poi, mentre in un periodo successivo, quindi a partire dal XII secolo, si vedeva chiaramente poi dai contatti con Pisa, insomma, le città marinare italiane. E poi una parte dedicata anche al legame invece che Palermo poi aveva col mondo arabo-islamico, sicuramente con l'area conosciuta come Ifriqiya, quindi che sarebbe l'attuale Tunisia, parte dell'Algeria e della Libia, e poi con l'Egitto. Quindi questo, insomma, sono un po' tutti i capitoli del mio libro, poi che è corretto. Dato da una grande appendice, una prima che riguarda questo lavoro che ho fatto con Claudio Capelli e Iona Waxman nello stabilire le provenienze delle ceramiche grazie alle analisi scientifiche, quindi petrografia e chi con Claudio Capelli e invece chimica con Iona Waxman.
E poi tutto il catalogo, diciamo, delle forme, quello che piace molto ai ceramologi, con tutte le forme, le classificazioni, questo complesso sistema alfanumerico, quindi delle forme e delle decorazioni. Quindi questo è un po' in sintesi, diciamo, questo lavoro, che spero appunto possa essere utile da un lato per chi in futuro classificherà ceramica. Chiaramente ci saranno molte cose da rivedere, insomma, mi piace pensare che comunque, nonostante sia un lavoro grosso, rappresenterà comunque un punto di partenza per poi poter no, andare avanti. Però mi auguro, spero, e in realtà già so di aver dato un contributo anche alla ricostruzione storica, in questo caso economica, del Mediterraneo centrale, diciamo, in questo periodo storico, ecco. È molto interessante, ma ha trovato, cioè ci sono tanti reperti disponibili, visibili, sono. Allora, devo dire che saranno a breve visibili, perché in questo momento sono tutti chiusi nei magazzini, però il Museo Salinas riaprirà, credo, entro l'anno e ci sarà una sezione dedicata proprio all'archeologia medievale. E sì, i pezzi che ho studiato, proprio perché sono stati studiati, saranno esposti. Sì. Fortunatamente sì, quindi in parte sono stati restaurati e saranno esposti, diciamo, saranno esposti sicuramente un po' di produzioni palermitane, ma anche alcune produzioni, diciamo, importate, tra cui mi piace ricordare, perché insomma, è stata una, diciamo, una scoperta bella, inaspettata, un paio di frammenti di importazione dalla Cina, niente di meno, alla fine del X secolo. E quindi sì, saranno esposti, perché insomma era una cosa troppo particolare per non condividerla con il mondo, diciamo. Quindi sì, fortunatamente sì, a breve, cioè appena riaprirà il Museo Salinas per intero, perché adesso sono aperte soltanto alcune sezioni, saranno disponibili, diciamo, alla visione. Beh, allora me lo faccio sapere quando questo cadrà, perché inviteremo tutti i nostri utenti ad Sicuramente. andarci, ad andare a visitarlo. Certo. Intanto, per il momento, ricordiamo il titolo del volume, che è Dalla ceramica alla storia economica, il caso di Palermo islamica, pubblicata dall'École Française de Rome da pochissimo. E ovviamente scritta da Bio Asacco, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite, che io ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Ecco, e invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa troverete tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e a presto. Grazie. Nella mesura basse e nel nostro sconciato.